Concittadini, buongiorno e ben ritrovati. Approfittiamo di questo altro video per comunicarvi un nuovo servizio per la città di Bisignano e ringrazio la collega Alessia Prezioso qui vicino a me che si è resa disponibile a collaborare a questa iniziativa. Si tratta dell'ufficio Relazioni con i cittadini all'estero. È un ufficio, un'idea che ci è venuta quando abbiamo visto le tante richieste e i tanti contatti che ci venivano da molti di voi che abitano all'estero, i nostri concittadini che soprattutto per causa di lavoro, ma non solo di lavoro, avete dovuto lasciare la famiglia, la casa, i vostri affetti per dover andare a vivere in un altro paese, in città lontane. Ecco, innanzitutto permettetemi di rivolgervi un caro e affettuoso saluto e vi mando un abbraccio virtuale ma reale perché so che molti di voi hanno nostalgia della propria città, hanno nostalgia dei propri luoghi, della propria terra e sappiamo quanto sia, immaginiamo quanto possa essere difficile vivere lontano dalla propria famiglia. Questo ufficio non andrà a sostituire nessun altro servizio che anzi viene svolto già bene, ringrazio per questo i funzionari responsabili dell'ufficio Stato Civile del Comune di Bisignano che lavorano tutti i giorni per soddisfare le richieste di tutti i cittadini. Però vuole essere un canale privilegiato per tutti voi che siete fuori, per permettervi di risolvere dalle piccole alle grandi questioni che vi danno pensiero e che vi preoccupano. Pur essendo a migliaia e migliaia di chilometri da Bisignano, ma vuole essere anche un servizio per semplicemente tenersi maggiormente in contatto con la vostra città, la nostra città, in modo tale che possiate essere informati delle tante iniziative che si faranno, che intendiamo fare, perché no, contribuirvi e prendere parte, partecipare a queste iniziative. E vuole essere rivolto anche e soprattutto non solo ai cittadini all'estero, ma anche ai cittadini che abitano nelle altre regioni d'Italia, perché sappiamo siete tantissimi gli emigrati. Quindi questo ufficio, di cui adesso vi spiegherà la mia collega, funzionerà in modo tale da accogliere e soddisfare le vostre richieste e tenervi aggiornati di tutto quanto accade. Sono contento di questa iniziativa, ringrazio ancora una volta la collega Alessia Prezioso e le lascio la parola per spiegare ancora più nel dettaglio come funzionerà questo ufficio e quali sono le nostre aspettative su questo ufficio. Buongiorno a tutti, innanzitutto voglio salutare i concittadini che abitano fuori i confini di Bisignano, della nostra amata città e che sappiamo, come diceva prima il sindaco, che soffrono molto la lontananza dal loro paese d'origine. Ecco, proprio per questo nasce l'idea di istituire questo ufficio. L'ufficio che è in fase di composizione sarà gestito da due ragazzi che collaborano con noi, che ne approfitto e voglio salutare, sono Marco Meringolo e Davide Castrovillari. Con loro che abbiamo sposato appieno questa idea, abbiamo già creato un indirizzo email apposito e un numero di telefono. L'indirizzo email, che vi dico subito, è esteri.bisignano@gmail.com. Il numero telefonico è 0984 16 36 936. Con questo indirizzo email e il numero telefonico non solo potete chiedere aiuto nella risoluzione di problemi che possono essere di qualsiasi natura burocratica o meno, ma potete utilizzarlo anche solo ed esclusivamente per iscrivervi in modo tale che per qualsiasi nostra iniziativa, per coinvolgervi sempre di più nei nostri progetti, possiamo comunque informarvi e tenervi aggiornati su tutto. Quindi creare come un vero e proprio canale di comunicazione.
Spero questo funzioni in maniera perfetta e spero proprio che insieme al sindaco e all'amministrazione comunale di farlo funzionare come un vero e proprio consolato. Concludo inviandovi un caloroso saluto e un abbraccio a tutti voi. Grazie.